A supporto della comunità nella lotta contro la violenza sulle donne, l'Avis di Falcone ha organizzato un incontro con vari rappresentanti del mondo religioso, civile, militare, scolastico, referenti di centri antiviolenza e del mondo del volontariato. Sono tanti i casi che succedono e che giornalmente sentiamo. È chiaro che sono casi che ci destano e non ci fanno stare tranquilli, perché la cura del territorio è nostra, di ognuno di noi. Tutti siamo genitori e quindi cerchiamo stasera con questo dibattito di sviscerare tutte quelle che sono i problemi o le tendenze che possono portare a tutti questi casi e soprattutto cercare nel nostro territorio anche i rimedi, quali sono le nostre strategie. Quali sono i nostri lavori che mettiamo in campo? E oggi, a parte la relazione espletata dai vari relatori, ci sono anche le associazioni che sono responsabili e si vogliono prendere cura del territorio affinché questi casi non accadano più. Anche perché sicuramente nel nostro territorio ci saranno casi, forse sommessi e non esplicitati, però ogni donna che viene a mancare alla vita per noi è un grosso peso e una grossa responsabilità, perché noi come associazione Aves, anzi, tuteliamo la vita con il nostro dono del sangue, quindi vogliamo che questi casi effettivamente vengano debellati. Dal convegno La vita un dono a tutelare, che si è svolto nell'aula consigliere di Falcone, è emerso che il tema sia attuale, in quanto il fenomeno della violenza sulle donne continua ad acquisire centralità nella scena pubblica. Ispettore, questo è il momento di parlare, di discutere, di trovare delle soluzioni. Sì, assolutamente sì. Intanto ringrazio tutti gli organizzatori per aver invitato la Polizia di Stato naturalmente a questo convegno dal tema delicatissimo sulla violenza di genere e ne approfitteremo stasera per fare un po' il focus su tutti quelli che sono i reati conclamati che riguardano la violenza di genere, la violenza domestica e quindi più in generale la violenza contro le donne. Faremo poi un appunto sui cosiddetti reati spia, ovvero quelli a cui bisogna porre particolarmente attenzione da parte di tutti gli operatori del settore al fine di prevenire poi le condotte delittuose più gravi. Questa sarà sicuramente un'occasione importante per la Polizia di Stato di essere vicina alla cittadinanza anche in questo caso. Quanti casi ci sono e se ce ne sono tanti, pochi nel nostro territorio? Per fortuna non tantissimi, vi posso assicurare che ci sono altri territori siciliani dove i cosiddetti codici rosso sono molto molto più frequenti rispetto al territorio in cui ci troviamo noi. L'importante non solo è parlarne, l'importante è parlarne, svegliare le coscienze e mettere soprattutto al corrente tutti gli operatori del settore ad essere particolarmente attenti ai segnali che giungono dalla cittadinanza e in particolar modo naturalmente dalle vittime, da quelle che possono essere le vittime dei reati di codice rosso. Il femminicidio è un fenomeno di origini antichissime, con modalità moderne. Il femminicidio purtroppo è un fenomeno antico, è moderno forse il nome femminicidio, che si utilizza molto negli ultimi anni per ricordare che le donne muoiono per mano di un uomo e quindi perché il femminicidio di per sé come termine è un po' bruttino, non mi piace tanto perché quasi si continua a fare una differenza di violenza tra l'uomo e la donna. Dall'antichità sono molti i casi di femminicidio eclatanti. Il primo femminicidio in assoluto che si ricorda nella storia è quello di Ipazia nel 450 d.C. nell'età romana, Regilla che è stata uccisa dal marito. Tutti i femminicidi avvenuti anche in ambienti aristocratici, perché il femminicidio è un fenomeno trasversale, succede nelle famiglie bene come nelle famiglie povere. Purtroppo è un fenomeno che si può sconfiggere soltanto con il rispetto dell'uno verso l'altro. Un appuntamento importante per l'Avis di Falcone, che per un giorno si è voluto soffermare, valutando e cercando di trovare qualche soluzione per ridurre le violenze e il numero di donne ammazzate.